odierna. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Baldelli ed altri numero 1.967 e Ricciatti ed altri numero 1.984 concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che sono state presentate le mozioni Rocco ed altri numero 1.985 ed Allasia ed altri 1.986, che vertendo su materie analoghe a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno, verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il presidente Simone Baldelli, il vicepresidente Simone Baldelli, che illustrerà anche la sua mozione numero 1.967. Prego, presidente, ne ha facoltà. Grazie Presidente Di Maio. Io illustro la mozione che ho presentato, di cui sono primo firmatario, ma che è stata sottoscritta oltre che da colleghi del gruppo di Forza Italia, che ringrazio, dal vicepresidente della Commissione Attività Produttive, onorevole Abrignani, dalla vicepresidente della Commissione Lavoro, onorevole Polverini, che è stata sostenuta dal gruppo, e questo sostegno è testimoniato anche dalla presenza del presidente del gruppo, il professor Brunetta, qui vicino a me, ma anche da colleghi di altri gruppi. Infatti il testo della mozione reca in calce la firma dell'onorevole Bernardo, del nuovo centrodestra Alleanza Popolare, dell'onorevole Matarrese, dell'onorevole Allasia della Lega, dell'onorevole Gigli, dell'onorevole Rampelli, dell'onorevole Rizzetto, dell'onorevole Alli e Saltamartini, a testimonianza della rilevanza di un problema che esiste e che interviene in maniera importante nei bilanci di molte famiglie. Di quante famiglie, Presidente e Governo, io francamente non sono in grado di dirlo. Forse il Governo sarà più preciso nel darci qualche elemento di riscontro anche in ordine alla quantità e all'estensione del fenomeno che andiamo denunciando e che vorremmo si risolvesse attraverso questa mozione. Credo che siamo di fronte a una questione grave che è stata oggetto dell'attenzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, dei nuclei specializzati, in questo della Guardia di Finanza, che hanno aperto istruttorie ed indagini su questo specifico tema. Sorprendentemente, meno probabilmente su questo tema si è attivata l'autorità che dovrebbe invece seguire l'energia elettrica, il gas e l'acqua, con una, diciamo, curiosa assenza di iniziativa da questo punto di vista. Io credo che siamo di fronte a comportamenti molto gravi. I comportamenti sono questi, sono scritti nella mozione. Parliamo di fatturazione basata su consumi presunti, mancata considerazione delle autoletture. Cioè, che cosa succede, per capirci e per spiegarlo anche ai pochi che ci seguono da casa o a quelli che vedranno i filmati di questi interventi? Vengono mandate bollette su consumi presunti di una cifra X. Quando una famiglia, un utente, manda le letture effettive, queste letture vengono ignorate in maniera quasi sistematica. La fatturazione a conguaglio di importi significativi, che è conseguenza di questi due primi elementi, cioè si manda il consumo presunto, non si tiene conto delle letture effettive, stiamo parlando di energia, di acqua, di gas, questi grandi gruppi non tengono conto dei consumi effettivi e poi mandano conguagli importanti, pluriennali. Allora, anche qui, ma vi sembra possibile, chiedo al Governo, che pure è stato investito, vedo c'è il sottosegretario Vicari in questa sede, la ringrazio della presenza, ha già risposto almeno a un paio di interrogazioni su questo tema. Ma mi sembra possibile che si possa mandare a una famiglia un conguaglio per il pagamento di cifre di consumi effettivi relative a 3, 4, 5 anni prima, se non addirittura di più? Cioè, può una famiglia italiana che magari mediamente riesce a guadagnare al netto 1.500-2.000 euro ricevere un conguaglio di 2, 3, 4, 5, 6.000 euro per pagamenti arretrati non essendo la famiglia o l'utente moroso, ma essendo il gestore che ha sbagliato
e che poi manda successivamente questi importi a conguaglio e chiede il pagamento, magari minacciando la sospensione dell'erogazione del servizio. Qui ti staccano la luce, ti tolgono l'acqua, ti tolgono il gas. Ma io credo che sia un atteggiamento di una violenza e di una prepotenza intollerabile, insopportabile. Allora, ci sono tanti modi per declinare l'impegno politico, anche quello parlamentare, cioè quello teorico delle grandi riforme di sistema, anche quello dell'architettura istituzionale dello Stato, quello normativo. Ma insomma, c'è anche quello di chi crede che declinare l'impegno politico sia quello di tutelare il cittadino di fronte alle prepotenze che lo Stato o altri gruppi che non sono meno grandi o meno possenti in termini economici, finanziari e magari anche, diciamo, di peso di bilancio, possono riuscire a fare nei confronti del singolo utente consumatore, che non ha altri strumenti per difendersi, perché per difendersi si inoltra in una giungla di burocrazie nelle quali egli è costretto a dimostrare ad altri consumi che non sono nella sua magari disponibilità. Cioè, è come, io l'ho detto durante l'illustrazione di un'interrogazione parlamentare, è come se venisse un ristoratore a chiederci di pagare un saldo del conto di 2, 3, 4 anni prima. Mi dice: tu sei stato al ristorante, sei venuto a mangiare da me, mi sono sbagliato a farti il conto, adesso mi devi dare altri 50-100 euro. Ma il conto me l'hai fatto tu, io ti ho pagato. Allora, c'è qualcosa di profondamente storto in questo comportamento. Mancata registrazione dei pagamenti effettuati, anche qui, ma quante volte succede? Queste società che non attrezzano, non si attrezzano per registrare i pagamenti effettuati, per registrare le domiciliazioni. Quanti sono gli utenti che fanno le domiciliazioni presso la propria banca e che si vedono diminuire il flusso o staccare corrente, acqua, gas, perché questi pagamenti non risultano attivati? Perché? Perché magari queste grosse società, o magari società più piccole a livello locale, partecipate, che hanno magari speso un sacco di soldi nell'assunzione di personale, non sempre magari con criteri proprio trasparenti, non destinano risorse per informatizzare questi sistemi, lasciano accatastare le pratiche. Insomma, io credo che un marcato rimborso dei crediti maturati dai consumatori, anche questo è un altro, consumi presunti magari sono superiori e il consumatore ha un credito da parte di queste aziende e questo credito non gli viene rimborsato. Allora, io credo che su questo si debba prendere provvedimenti. Noi abbiamo una grande occasione, che è il provvedimento, il disegno di legge sulla concorrenza, che arriverà all'attenzione di questo ramo del Parlamento di qui a breve, sta terminando l'iter in commissione. Io credo che a livello legislativo, ho già terminato, io credo che a livello legislativo abbiamo una grande occasione per poter inserire a livello normativo, attraverso un'iniziativa del governo, dei relatori. Io non sono di quelli che ama mettere il cappello sulle cose, però noi poniamo un problema. E ringrazio non solo i gruppi che hanno sottoscritto la mozione di cui ho l'onore di essere primo firmatario, ma anche i gruppi che, come SEL, come la Lega, che pur avendolo sottoscritto ha voluto presentare una mozione propria, il gruppo del Movimento 5 Stelle, anch'esso ha presentato una mozione propria, deduco che anche il gruppo del PD stia lavorando a un proprio testo, hanno voluto condividere il nocciolo, insomma, il cuore di questo problema, perché questo problema è un problema serio. È il problema della prepotenza di un grande gruppo contro un singolo cittadino o una massa di cittadini, ma presa in forma di singolo consumatore. La possibilità di difendersi di fronte a quella che a tutti gli effetti appare una prepotenza. Ora, ci sono istruttori in corso, queste istruttorie verranno portate avanti, ma i problemi sono chiari, sono evidenti e sono di fronte agli occhi di tutti. Allora noi abbiamo una soluzione che può essere normativa da questo punto di vista, è molto semplice. Intanto l'idea di dar vita a una moratoria, perché noi alle famiglie che hanno questi mega conguagli sulle spalle di 3-4 mila euro, che cosa diciamo? Allora noi dovremmo, sottosegretario Vicari, spero di avere poi l'attenzione anche del ministro Guidi, che so essere sensibile a un tema come questo,
e del Dicastero che voi rappresentate qui, dell'intero governo, noi dobbiamo poter dire, signori, fermiamoci un attimo e vediamo, perché se questi comportamenti che sono stati posti in essere sono comportamenti effettivamente scorretti, noi non possiamo chiedere ai cittadini di pagare delle cifre che sono frutto di comportamenti effettivamente scorretti. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quello di un tetto. Noi non possiamo pensare che si possano conguagliare 5-6 anni. Ora, c'è la normativa del codice civile dei 5 anni, ma ho visto che la mozione di Sel interviene anche su questo. Ma dal consumo, non dalla fatturazione. Soprattutto, mettiamo un limite di 2 anni. Perché non possiamo far arrivare conguagli di questa portata economica. Stiamo parlando di cifre importanti. È come se si vivesse fuori, a parte il fatto che queste cifre, poi non so dal punto di vista neanche contabile, in quali bilanci di queste società vengono iscritte, perché vengono effettivamente fatturate in una forma successiva, perché vengono fatturate 5 anni dopo. Ma al di là dell'artificio contabile che mi interessa relativamente poco, a me interessa che a una famiglia non gli arrivino 5.000, 4.000, anche forse solo 2.000 o 1.000 euro di conguaglio. È indecente. Per poi sentirsi dire dall'operatore, sì, guarda, ti facciamo rateizzare. Ah beh, grazie. Troppa grazia, Sant'Antonio, diceva la famosa storiella. Rateizzare cosa? Stiamo parlando di, ripeto, lo dico per la seconda volta, perché magari qualcuno che spende anche il suo tempo ad ascoltare questo genere di discussioni parlamentari, non particolarmente partecipate, ma comunque magari le trova interessanti, deve ricordarsi che stiamo parlando di cittadini che non sono morosi, di cittadini che hanno pagato, utenti che hanno pagato al proprio gestore, al proprio distributore, tutte le rate che lui gli ha mandato. E che poi a un certo punto si ritrovano con questa cosa. Quindi un tetto perché è incivile che si possa ricevere una richiesta di conguaglio per 5 anni indietro. È incivile. E credo che anche su questo, diciamo, si debba fare una riflessione profonda. E poi che si preveda la restituzione di quegli importi che sono stati pagati indebitamente qualora ci sia accertata, sia rilevata una scorrettezza da parte degli operatori. Poi ci sono delle iniziative, degli interventi che possono per il futuro evitare che questo accada. Il sistema informativo integrato di lettura di questi dati, che forse permette intanto di avere una quantificazione di questo fenomeno, ma anche di riuscirlo a prevenire. Perché se mettiamo il gestore, il distributore, nella possibilità di ricevere le letture, di integrarle in un sistema che funzioni, è evidente che questa cosa dei conguagli si supera. Io ho visto anche la mozione dei colleghi di SEL che propongono l'indagine ministeriale. Io onestamente non ho grande fiducia nelle indagini ministeriali, ma insomma non credo che voteremo contro, voteremo a favore certamente. Tutto ciò che è possibile fare io credo che vada fatto. Stiamo parlando di diritti dei cittadini consumatori. Ora, al governo la parola, la risposta a questi problemi. Non sappiamo quante famiglie effettivamente siano coinvolte, ma sappiamo che sono molte, lo sappiamo dalle email, dalle cose che ci scrivono. Tanto per dirne uno, qui il presidente Brunetta che mi fa l'esempio suo personale. Ma chissà quanti altri in queste condizioni. Allora, ecco, la difesa del cittadino contro lo Stato, ma anche la difesa del cittadino contro le grandi aziende partecipate del parastato è un principio liberale. Allora, c'è una grande battaglia liberale per i diritti dei cittadini, io credo, senza retorica, che si debba farla insieme, senza la volontà di mettere il cappello su nulla, ma se c'è la volontà di farla insieme, se c'è l'attenzione nel governo, io credo che noi riusciamo a risolvere un piccolo, grande problema che in questo momento mette in angoscia e in difficoltà tante famiglie italiane, che peraltro non hanno neanche, diciamo così, la condizione di,
di torto di non aver pagato bollette o di famiglie italiane che hanno pagato regolarmente le loro bollette e si sono trovati con questa mazzata, con questa bella sorpresa, questo bel regalo tra capo e collo, e che magari con mille sacrifici stanno cominciando adesso a pagare le rate. Ripeto, moratoria, restituzione dei soldi a chi li ha pagati, se evidentemente questi comportamenti sono, come io credo, come sembra a logica abbastanza evidente, scorretti, e poi un tetto con questi, di questi conguagli affinché non, questa cosa non si verifichi più. E poi sistema informativo integrato, indagini ministeriali, tutto quello che in questa applicazione delle norme, come chiedono i colleghi dei 5 Stelle, del decreto legislativo, perché questi decreti legislativi vengono fatti, ma poi le norme non vengono applicate, ma allora che li facciamo a fare? Che vengono fatti a fare? Ecco, lavoriamoci insieme come Parlamento, la testimonianza, ringrazio ancora il mio gruppo di averla chiesta, questa discussione in conferenza dei capigruppo, la testimonianza è che oggi all'attenzione dell'Aula di Montecitorio c'è questo tema e il numero di mozioni testimonia la volontà di convergere per una soluzione. Mi auguro che da questo punto di vista ci sia la disponibilità del Governo di farlo in tempi stretti, l'occasione c'è, che è il disegno di legge della concorrenza, ci auguriamo che si riesca a farlo il prima possibile. Grazie Presidente. Grazie Presidente Baldelli. È iscritto a parlare il deputato Francesco Ferrara, che illustra anche la mozione numero 1984, di cui è cofirmatario, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Le mozioni in discussione oggi affrontano un tema che sta a cuore a migliaia di cittadini e cittadine che in questi ultimi anni sono stati lesi nei loro diritti di consumatore da parte degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas. Così come giustamente adesso ricordava il collega Baldelli, col quale io condivido gran parte del suo intervento. Come ampiamente evidenziato dalla stampa, infatti, sono molto frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette di gas e luce di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro e spesso il salatissimo conguaglio è dovuto alla inadempienza dei fornitori e dei distributori che hanno omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non hanno emesso bollette periodiche. Questo è un disservizio che persiste anche per anni e che comporta pesanti conseguenze per gli utenti che si ritrovano a dover pagare in un colpo solo bollette tanto elevate da non potervi far fronte. A questi cittadini dobbiamo dare delle risposte. Attraverso questa mozione proviamo a offrire delle soluzioni che consentano agli utenti di non dover sborsare cifre esorbitanti per colpa di chi ha svolto male il proprio lavoro. La cattiva gestione degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas, che non hanno riscosso per tempo e nei modi dovuti le bollette di luce e gas, non può ricadere sulla collettività. Spesso gli utenti e le famiglie si trovano nelle condizioni di non poter pagare il conto